Presidente della Commissione europea è un mestiere complicato, perché è complicata l'Europa, è un'avventura con possibilità di errori, di problemi, perché l'Europa è in costruzione. È l'unico caso al mondo in cui si sono messi insieme dei paesi in pace. L'unico caso di pace per tre generazioni da quando è caduto l'impero romano. E adesso dobbiamo andare avanti, perché il mondo è cambiato e sono nate, cresciute due grandi potenze che stanno praticamente monopolizzando la vita dell'intero pianeta, Stati Uniti e Cina. E se noi non mettiamo insieme l'Europa con la sua forza che deve avere, noi siamo la noce nello schiaccianoce. Questa è la realtà di oggi. E noi dobbiamo procedere con l'energia. Certamente stiamo facendo cose buone, no? Sui diritti, scrivere regolamentazione sull'intelligenza artificiale, ma attenzione, se non siamo assieme, noi rischiamo, scusate se può essere una battuta fuori posto, ma noi rischiamo davvero di scrivere il menù e gli americani e i cinesi si siedono a tavola a mangiare, perché occorre la forza e l'unità per portare avanti le nostre idee, e altrimenti siamo finiti. E questo esige innovazione. Guardate che mai è successo un'innovazione politica così bella come l'Europa, no? Mettere assieme nemici fra di loro. Ma l'abbiamo fatta a metà. Cioè, noi stiamo cuocendo un buon pane, ma è mezzo crudo e mezzo cotto ancora. Cuociamolo del tutto, perché davvero ne hanno bisogno i nostri figli e i nostri nipoti. Nell'economia, nella politica e nella difesa o si ha una forza per contrastare, per equilibrare le altre grandi potenze, noi non contiamo assolutamente nulla. E il risultato è che il Mediterraneo non c'è più l'Europa. Pensate ai rapporti che c'erano con la Siria, con tutti gli altri paesi europei, con la Libia, il Marocco, eccetera. Adesso abbiamo in Libia comandano la Turchia e la Russia, ma cosa c'entra? Per forza comandano loro, perché noi siamo divisi. Le prossime elezioni europee, non sono mica un test su un partitino o l'altro partitino, ma sono la grande decisione. I singoli paesi continueranno a lavorare separatamente o la Commissione e il Parlamento europeo daranno una politica unitaria in modo che si possa raggiungere nel mondo i risultati che volevamo. Questo è il gioco delle prossime elezioni europee. Certamente ci sono tanti problemi in Europa. La stessa definizione dei confini è difficilissima. Quando è caduta l'Unione Sovietica, proprio la mia commissione ha allargato l'Europa a 19 paesi, tra i quali 8 appartenevano al patto di Varsavia. Tutti, ma perché così in fretta, eccetera. Questi paesi sono cresciuti in un modo meraviglioso. Prima ci hanno assorbito le imprese, adesso importano anche i nostri beni, sono diventati partner. E poi, guardate, quando è scoppiata la guerra d'Ucraina, tutti dicono, meno male che la Polonia non si trova nella situazione dell'Ucraina, ma è con noi. Ecco, questo non si riconosce solo dopo 20 anni, ma è importante riconoscere che una grande missione è stata adempiuta e che ce ne aspetta un'altra. Naturalmente non possiamo fare l'allargamento un'altra volta così, perché quando abbiamo fatto l'allargamento tutti erano impegnati a cambiare anche l'istituzione, a togliere il diritto di veto, che è la palla al piede dell'Unione Europea. Non si può fare l'allargamento di nuovo senza cambiare anche noi stessi. Quindi
Europa, più robusta, più larga, ma anche più coesa per affrontare i giganti. Naturalmente che quello che ho scritto è una storia incompiuta, perché io pensavo tra l'altro di essere riconfermato, ma come in politica cambiano le maggioranze, è venuta una maggioranza di centrodestra, io pensavo, potevo anche rimanere se fossi stato difeso dalla leader allora del centrosinistra che era Tony Blair, quando la Gran Bretagna era ancora dentro. Avevamo tanto litigato sulla guerra in Iraq, che lui riteneva essere il compimento della missione europea contro la quale io ferocemente mi schieravo, per cui non avevo nessun difensore. La democrazia è questa, però sono stati 5 anni bellissimi.